Sulla porta di casa, sul muro adiacente alla porta. Cosa c'era scritto? C'era scritto Polonia per i polacchi, c'era una stella di Davide, una svastica e Auschwitz per le guide polacche. Questo perché la responsabile dell'istruzione della regione ha twittato via le guide straniere da Auschwitz. Sì, la polemica era probabilmente molto più diretta per questi gruppi israeliani che arrivano con lo Yad Vashem, però la signora probabilmente non sapeva che c'erano anche altre guide che lavoravano per il museo e quindi insomma ci ha esposto un po' a una situazione delicata. Cosa ha pensato quando ha visto quelle scritte sulla sua porta? Beh, il primo momento è stato un po' complicato perché io qui sono totalmente integrato, vivo qui da ormai 11 anni, qui a casa mia. Poi dopo ho iniziato a capire che era più che altro un attacco alla direzione del museo che non a me come persona. Tutta la struttura del museo poi è intervenuta per proteggermi, è stato chiamato il ministero, è intervenuta la polizia. Certo che dal punto di vista un po' morale la cosa fa un po' male perché, ripeto, qui non sono di passaggio, ma sono in pianta stabile, nel senso qui c'è tutta la mia vita, no? Fa un po' male, insomma.